Buon 25 aprile a nome dell'Ampi Basilicata e insieme al mondo del lavoro, al mondo della scuola, ai giovani, alla società civile, alle amministrazioni locali, noi festeggeremo questo 75esimo anniversario e lo faremo con il ricordo dei caduti di allora che ci hanno consentito di vivere per tanti anni con una delle più belle costituzioni del mondo e lo faremo per difenderla, questa Costituzione, per affermarla nella vita di ogni giorno. E lo faremo anche dedicando un pensiero alla nuova resistenza di oggi, ai medici, agli infermieri, alle commesse dei supermercati, ai sacerdoti, agli esponenti delle forze dell'ordine, a tutti coloro che anche in queste giornate terribili hanno donato la propria vita perché all'Italia non mancasse nulla e perché il nostro paese ancora una volta potesse farcela. Auguri, buon 25 aprile. Alla memoria del partigiano Pace Giuseppe, carabiniere partigiano nato a Lavello il 14 maggio 1918, pluridecorato con diploma di medaglia garibaldina e croce al merito di guerra. Un riconoscimento che veniva attribuito a tutti gli italiani che avessero prestato servizio in zone di guerra per almeno 5 mesi e che fossero deceduti o fossero stati feriti in azione. Pace Giuseppe, un partigiano locale, una storia della nostra terra, che però acquista valenza a livello nazionale. Tutti i partigiani, infatti, dai più ignoti ai più conosciuti, sono stati e devono essere considerati degli eroi della patria. È solo grazie a loro, alla loro resistenza, al loro sangue, che oggi viviamo in uno Stato democratico e viviamo in uno Stato che ha la nostra amatissima Costituzione. Antonio Pellegrino nacque a Lavello nel 1918 da Donato e Giuseppina Carretta. Ha prestato il servizio militare in Grecia e dopo l'8 settembre del 1943 si arruolò con i partigiani fino alla sua morte, avvenuta per decimazione da parte dei nazisti lo stesso anno. Il nostro comune, la sua Lavello, ha intitolato alla sua memoria una strada del rione Sant'Anna. I soldati italiani dovettero fare una scelta: cedere le armi oppure resistere. Antonio Pellegrino decise di resistere. Lui, come tanti lavellesi, non dobbiamo far cadere nel dimenticatoio della memoria la loro storia. Bisogna ridare un nome e un volto a chi ha combattuto in quegli anni. Questo è il modo migliore per trasmettere oggi alle nuove generazioni l'importanza della lotta contro il nazifascismo. Ora e sempre, Resistenza. Mauro Caprioli, nato a Lavello il 9 dicembre del 1915. Nome di battaglia Mondì, effettivo alla prima divisione delle Langhe in Piemonte. Mauro Caprioli è soltanto uno dei tanti che hanno dato il proprio contributo alla lotta di liberazione nazionale nelle regioni del nord tra il 1943 e il 1945. Non bisogna affatto dimenticare tutte quelle persone, che hanno lasciato un solco profondo nella storia del nostro paese, perdendo la propria vita per donarci la libertà di cui oggi possiamo godere. Oggi stiamo vivendo un'altra resistenza civile. Numerose sono le persone che rappresentano il personale ospedaliero e si impegnano quotidianamente nelle nostre strutture sanitarie. Ecco perché oggi, 25 aprile, festa nazionale della liberazione italiana dal nazifascismo, è necessario riprendere i valori della lotta partigiana e i valori della Carta Costituzionale, figlia della democrazia e della libertà ottenuta attraverso e per mezzo della lotta partigiana e della lotta antifascista. È necessario ancor più oggi riprendere due valori e due articoli fondamentali, il 32 e il 33, rispettivamente il diritto alla salute e il diritto allo studio. Oggi più che mai, in una fase storica in cui i partigiani, i testimoni che hanno svolto la resistenza, stanno scomparendo, siamo noi, nuova generazione, che dobbiamo prenderci l'onore e l'onere di continuare questa narrazione, di continuare questa narrazione a livello culturale per le generazioni future, per le generazioni che verranno, per i diritti e per la libertà. Per la democrazia. Contro tutti i fascismi di ieri e di oggi.